Ciao a tutti, oggi parliamo della Web TV, come nasce la Web TV e soprattutto cosa serve la Web TV. La Web TV non è altro che una stazione televisiva, un'emittente televisiva che trasmette solamente via internet. In Italia oggi le Web TV stanno superando, pensate un po', le poche emittenti locali rimaste attive. Eh sì, perché con l'avvento del digitale terrestre molte emittenti televisive locali hanno cessato di esistere. Ma non proprio tutte, alcune hanno cominciato a trasformarsi in Web TV, ossia hanno cominciato a trasmettere su internet. Io non ho mai trasmesso in televisione, anzi ho collaborato con tante emittenti, Antenna 56, Canale 59, insomma, Studio 56 e altre piccole emittenti. Io ho creato questa Web TV 2 anni, 3 anni fa, il 7 giugno 2011, in occasione della festa della Marina Militare, in cui partecipò il presidente della Repubblica Napoletano. Avevo fatto anche un video, questo video purtroppo è andato perso, forse perché il mio primo canale l'avevo chiuso senza pensare di salvare quei pochi video che c'erano. Oggi io ho su YouTube 2 canali, questo qua che è quello nuovo, Video Spezia canale 56, e quell'altro TVS canale 56. Scusate, questo Video Spezia canale 33, quell'altro è TVS canale 56. Chiedo scusa perché ogni tanto mi sbaglio. La mia Web TV è nata così per gioco. Non avrei mai pensato che diventasse più che una passione, un proprio lavoro. Documentare i problemi della città, andare a documentare gli eventi che succedono in città. Ma cominciamo subito a capire come nasce una Web TV. Ve lo dico subito. Guardate. Quello che vedete qua è il mio canale YouTube. È un canale semplice, dove ospita i miei video. Come potete vedere, qua c'è il mio nome, Video Spezia canale 33, il nome della mia Web TV. Questo è uno dei tanti programmi che io eseguo. Questo si chiama B per tutti. Questa è l'introduzione che ho creato proprio ieri. E questa è la sigla di B per tutti, che ho creato qualche giorno fa, e devo dire che piace veramente. Infatti questo video della partita di ieri dello Spezia ha raggiunto in 2 giorni, in pochissimo tempo, 52 visualizzazioni. In 16, anzi 16 ore fa ho creato questo video. Ma andiamo a vedere il palinsesto. Ecco qua, quello che vedete è sempre il mio canale. Qua c'è il vecchio logo di VSI 56, e qua, come potete vedere dalla freccia, ecco qua, si vede, ecco qua, c'è tutti i video, ce n'è più di 100, mi sembra, 100-200, non mi ricordo più esattamente. E qua, come vedete, c'è tutto il palinsesto, i video che ho girato. Alcuni video sono stati girati da Francesco Munari. Ecco qua, ve ne faccio vedere uno. Queste immagini le ha girate la nostra Federica Chiappini. Ecco. Ha smesso di piovere. Ecco, adesso un attimo che si carica il video, vi faccio sentire anche la voce del nostro Francesco Munari, che grazie a lui, io lo devo dire, questa Web TV è cresciuta enormemente. È uno spezzino già da diverse ore, ormai per tutta la notte le piogge diffuse persistenti, ma tuttavia moderate, hanno bagnato la provincia senza creare particolari problemi.
miglioramento all'alba poi ha permesso alla Protezione Civile della Regione Liguria di revocare in anticipo lo stato di allerta 1 idrologica diffuso ieri. Ecco qua, questo è uno dei video che Video Spezia, canale 33, Video Spezia International 33, e condivide da You Report. E qua, come vedete, c'è un altro video dal titolo Video Spezia cresce. Questo sono io con questa faccia da ebete. Non scherzo, è vero. Quella l'ho girata. Aspetta. L'ho girato il 16 di marzo, proprio il giorno dell'inizio della fiera San Giuseppe. È stato un giorno favoloso per questa Web TV. Eccoci qua finalmente, oggi 16 marzo 2014, ben ritrovati qua a Video Spezia International, canale 33. Oggi questa Web TV ha avuto un grande successo, soprattutto questa mattina. Come potete aver visto nel nostro canale YouTube ci sono stati sì, quello che avete visto è dal mio canale YouTube, ma su internet potete trovare tantissime altre piattaforme. C'è World TV, Ustream, Mac TV, che c'è anche una vera sala regia. Anche lì è un po' complicato perché c'ha una sezione gratuita e altre sezioni a pagamento che non vi conviene, come si dice, usufruire. Devo dire che, come avete visto in questo canale, Video Spezia c'ha, quel computer possiamo poter spingere, c'ha tantissime opzioni. Punto primo, per creare Web TV, come già detto precedentemente, ci sono tante piattaforme, tante sono a pagamento, e state molto attenti perché le Web TV sono tantissime. Come già detto, oggi le Web TV stanno crescendo sempre di più, e oggi, come vi ho detto, le Web TV stanno superando il numero delle emittenti televisive locali. Cosa succede? Come già detto, per aprire una Web TV si comincia aprendo un canale su YouTube, dove ognuno di voi carica i propri video. Molti mi hanno detto, ma è facile gestire una Web TV, basta inserire dei video e qua là. Purtroppo non è così, nel senso che è un po' complicato, soprattutto nel mio caso, perché io, avendo un canale ufficiale, non su YouTube, ma su un'altra piattaforma, è un po' complicato. La soddisfazione è che tanti dei miei video sono andati in diretta su emittenti locali private, sono andate su piattaforme estere. Basta dire che ho trovato un video della scossa del terremoto, l'ultima, che stavo registrando un piccolo programma di pesca sportiva, e proprio in quel momento lì, e se molti di voi si ricordano, c'è stata la scossa di terremoto. Anche lì c'è stato, chiedo scusa, qualche imbecille dicendo che la scossa di terremoto era finta e qua e là. Purtroppo era tutto vero. E non è bello trovarsi in queste condizioni qua. La Web TV Da noia a quelle poche emittenti locali televisive che ci sono ancora. Per quale motivo lo potete immaginare?